Ah, buongiorno, buongiorno. Siamo tornati su Card Most. Saranno circa 2 mesi, 3 mesi, non lo so da quant'è che non registro. E andiamo a vedere cosa è cambiato. Sì, ancora non si vede live, adesso parte. Vai. Allora, eccoci qua. Buongiorno, ragazzi. Quant'è che non vengo su Card Most? È tantissimo, ragazzi. Tantissimo. Tantissimo che. Perché non faccio più video su Card Monster? Perché a parte ho anche una vita sociale, sapete, nessuno mi paga per stare qui, quindi è giusto anche sottolinearlo. Allora, che cosa è cambiato? Che cosa è cambiato? Diciamo, si fa sempre più stronzo il gioco. Dico, si fa sempre più interessante il gioco. E possiamo, diciamo, andare a vedere i cambiamenti che ci sono stati. Intanto andiamo un po' a guardare la cosa. C'è appena stato il restarting, quindi ci sta di nuovo la chest se vinci in arena. Tra poco riarrivo un'altra volta a 25. Uscito carte nuove, andremo sicuramente a vedere. È un po' che salto, quindi sono quasi 2-3 mesi. Ho fatto il passo d'agosto, come sempre. Ogni mese il passo mi si può anche dare. E che cosa è cambiato? Che cosa è cambiato? Andiamo subito a vedere. Allora, intanto andiamo a vedere le nuovissime carte che sono uscite, che praticamente questo Drago Snaky Zelatos è veramente tremendo, veramente tremendo. Ragazzi, Bug Dominator, cioè mette una carta bug nel tuo deck, quindi non si sa questa cosa. All Mighty, cioè you can equip the equipment card for all faction. Cazzo, ragazzi, cioè questo può equipaggiare qualsiasi carta esiste nel gioco e è devastante se può prendere qualsiasi carta, cioè è devastante. Comunque sia, è uscito finalmente il cannone Takan. Me l'aspettavo un po' diverso. È uscito anche il gatto viola, ragazzi. Finalmente, non è niente di speciale. 9-3 con 3 di shuriken. Non lo so, non lo vedo molto speciale come l'altro gatto con le frecce. Però vabbè, l'hanno fatto uscire. Vediamo un po'. Nuove abilità, come sempre, proprio come se fioccassero. Proprio come se piovesse nuove abilità. È uscita un po' la moda dei mostri livello 1-2, ne hanno fatti uscire un po' parecchi per tutte le fazioni, quindi c'è proprio da sbizzarrirsi. È carino. È andata così. Collezione, come sempre, ricchissima. C'è stato un evento in cui hanno messo le carte della beta, ma come mia fortuna non sono riuscito a prenderne manco una. Andiamo a vedere le mie carte elite, sono aumentate? Sì, ragazzi, sono aumentate, ma non quanto speravo, insomma. Allora, intanto mi ero scordato, ho fatto il restyling della view, del video, insomma, chiamatela come cazzo, ho fatto questa, insomma. Non mi si vede più il liquido qui, ho levato il draghetto, prima c'era il mio draghetto alle mie spalle, ma non c'è più. Allora andiamo a vedere che cosa abbiamo trovato in più, che cosa è uscito in più. Vabbè, questa l'abbiamo vista, è uscita. Poi, che cos'altro è uscito? È uscito lui, non l'avevamo visto, l'abbiamo visto in combattimento, devastante. È uscito lui, non l'ho mai incontrato, raga, mai, quindi non lo so. Poi che altro c'è? Che altro c'è? Intanto andiamo a vedere che ho preso Casper, mi è uscito Casper. E poi qualche personaggio nuovo, lui, Eagle Commander, che è quello del pass, che poi andremo a vedere. Mi è uscito anche Saru Yoshi, l'ho potenziato a 8. E poi basta, sono finite, poi ci sono cartine, un po' così. Un'abilità che al momento è devastante, l'andiamo a vedere, è dai rossi. Ora ci arriviamo, eh. Le nuove carte non me le sono fatte, le ho lasciate così a vuoto, però potrei farmele tranquillamente, ma non ne vedo il bisogno, tanto non le uso, le posso fare a posto. Un'abilità veramente devastante è di questo mostro qui,
E si tratta di questa cosa qui che si recupera la vita praticamente quando uccide un mostro, si aumenta i punti vita e un'altra dei rossi, poi non so, magari mi scorderò qualcosa, quell'altra dei rossi dove stanno? Che ce l'ho anche, eccolo qui. È bombardamento, bombardamento. Che funziona a volte sì, a volte no, non l'ho ben capito. Dico la verità, non l'ho ben capito, ma a volte funziona, a volte no, quindi boh, proprio boh. Vabbè, soluzioni per deck ce ne sono infinite, ma proprio stra infinite, però la gente continua a usare i deck rossi. Allora, ci andiamo un attimo a vedere, perché mi pare, no, l'ho tolta, però volevo vedere lo stesso. Succubus, che cosa è cambiato? Cioè, che cosa è cambiato da questa a questa a questa? Cioè, guardate, è praticamente la stessa. Non hanno voluto manco rifare la skill. Hanno rimesso una che già c'era. Non cambia praticamente niente. No, che tristezza, che tristezza. Intanto ce l'ho incantata. Qualche carta che ho modificato? No. Non c'è stato alcuna modifica, cambio ogni tanto deck, ora ho messo questo veleno così tanto per così, per fare qualcosa, c'ho molti sacrifici, sto giocando così, ogni tanto vinco, ogni tanto perdo, arrivo al leggendario, smetto di giocare e vado a fare i tornei. Questa diciamo è la sintesi. Allora, ci andiamo a fare velocemente un evento, così ci prendiamo altri due box, poi a fine partita apriremo i box. Che vedevo di io? Intanto buongiorno Alessio, che è appena entrato. E che vedevo lì, che vedevo lì. Ci facciamo gli eventi, ce ne va a fare un'arena, apriamo i pacchetti. Vediamo se questo è intelligente. Se no ciccia. Allora, io ho dei problemi, o è il computer o è lui deficiente, perché comincio a non capire. Vabbè, penso che sia il computer. A posto. Perfetto. Ancora. Facciamo così. Questo se continua così, ah beh, ci ha fatto un favore praticamente. Ci ha fatto un favorone, guarda che roba. Guarda che roba. E lui ha perso praticamente. Manco evoca il cavaliere. Mamma mia. Non vorrei stare nei tuoi panni. Non ci arriverà mai. Anche se adesso prende 10, ne prende 13. Non ci arriverà mai perché è costretto a mettere il mostro. 15? No, forse ce la fa. No, allora è ritardato pieno proprio. Sei rincoglionito. Che ti devo fare? Se sei rincoglionito. Vabbè, meglio per noi, ci sbrighiamo, andiamo avanti perché possiamo stare qui. Hola Alessio, hola! Come la trovi la nuova grafica? Carina o era meglio prima? Prima stavo a destra, ora sto a sinistra, però che cazzo. Oh cazzo, stonabbo! Chi cazzo è stonabbo? Non lo so, però terribile, terribile, terribile. Non mi dà il deck viola, ma da Dio, che palle. Speriamo che è un altro nabbo come prima. Vediamo se evoca il mostro. Vabbè, allora siete deficienti. Non è possibile, è il computer, mi rifiuto, ti giuro. È il computer, per forza, dai. È per forza il computer, dai, non c'è altrimenti.
È per forza il computer, ma non è possibile. Da quando ci sono stati dei problemi, da quando hanno messo il nuovo evento con i draghi, praticamente... Ma guarda, 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 io gliel'ammazzo di nuovo, ma che gran cazzo. Meglio così ce la leviamo dalle palle gli eventi, meglio, vai, andiamo avanti così a posto. Come se li mette tutti e tre, ha vinto. Niente, non ci credo. Ehi, tu sei un fenomeno. Ma io spero che sia il computer, per forza. No, è per forza il computer, però... Meglio sì. Sì, sì, è il computer che fa più in fretta. Sicuro, ma infatti... Da quando hanno fatto un evento nuovo, che non l'ho portato come farlo perché è talmente stupido, che ho detto mi rifiuto, praticamente metti delle uova e le uova il turno dopo si schiudono e esce un mostro a caso. E tutto il tempo tu ti sta lì a combattere perché quello mette il mostro, se schiude te rompe, ti ammazza, te mette il mostro, cioè una palla assurda, durava un'eternità. Da lì mi sa che la community si è un po' incazzata. Intanto io ho il volume a cannone e sto urlando, quindi magari... Con le nuove cuffie sento davvero tanto. Abbasso un po', magari non so per voi è alto, ma per me è altissimo. Allora, ci andiamo a fare intanto un'arena al volo. Ho questo nuovo deck che ho assemblato. Non ne so tanto sicuro, perché è un po' deboluccio. Però vediamo un po'. Maruz, questo è un player, però. Chi cazzo è sto tizio che ti dice come giocare? Quale tizio? Quale tizio, Ale? Oh, 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 ok. Dobbiamo sfidare un deck dati. Siamo pronti? Mica lo so, mica tanto. Mo gli metterà sicuramente una difesa. No, non gliela mette. Gravissimo errore, guarda. Ah, che bello, quanto sono contento. Gli viene così tanto di veleno che... Comunque preferivo prima come avevi messo tutto. Ah, niente. Preferivi prima? Ah, beh, perché mo te devi abituare. Mo è cambiato. Forse c'è troppo nero sotto, vedi? Perché è la cosa del leggendario. Ha voluto trasformare Saru Yoshi. Vabbè, ci sta. Io Saru Yoshi non l'avrei mai e poi mai messo al centro. Perché al centro praticamente è vittima di questo. E sei spacciato. E addio Saru Yoshi. Io adesso mi aspetto una bella bandierina da lui, perché non credo, a meno che non c'è un'altra elite. Può averci Casper o c'è, può avere Barba Nera. Altri gialli, non so, se c'è il cervo. Dai, cazzo ci fai col cervo? Nella speranza di trovare carte elite, ho trovato soltanto mostri. Stava di prima, tu sei entrato un po' dopo. Adesso hai fatto rivedere qualche carta elite nuova che ho preso. Però nessuna carta oggetto elite, cosa che avrei puntato. Magari addirittura a cambiare deck, perché ormai una carta elite ti può addirittura cambiare il deck, perché cambi proprio soluzione di gioco. Ma invece no. E quindi non mi escono le carte oggetto elite. Quindi niente, continuo a giocare così finché usciranno. Di certo non gli vado a dare i soldi per cambiare le carte. Allora, ammesso quella merda lì. Allora, senti, facciamo così, mi ha rotto i coglioni proprio. Me l'ha proprio sbomballati. Ok. Grazie. Così magari al turno dopo si trasforma e è meglio. Abbiamo risolto. Abbiamo risolto. Che cosa sta facendo? Non lo sa che è morto.
Per me c'è rimasto talmente male che ha perso Saruyoshi così. Wow. Grazie. Mamma mia. Come lo uccido? Vediamo un po', come lo uccido? Glielo metto a lei? O glielo metto a lei? Io metto a lei che mi aumenta la vita, va? Pazienza. Vai. Mannaggia, poteva colpire al centro, mannaggia. Vediamo che si inventa. Mo mi tira fuori Casper. No, se tirava fuori Casper sarebbe stato divertente. E invece niente Casper. Guarda, col culo che si ritrova, mo mi attacca tutto su uno, guarda. Tutto su Ultimate Alicia. Ellie, oddio, ho sbagliato. Sì, è gente che è in arena, della mia stessa arena, quindi non so se è il mio stesso livello o meno, però è della mia stessa arena. Allora facciamo così. Questo sta cagando fuori dal vasetto. Ma guarda un po', mi diverto un po', vai. Ah, vai, a posto. Mo se non gli morono tutti. No, gli tolgo solo le difese. Però sono avvelenati. Ecco perché assolute. Cioè doveva mettere assolute trigger. Tricky, doveva metterlo. Tricky. Doveva mettere assolute trigger, no Lucky Day. Secondo me, eh. Che fai? Così me la fai incazzare. Grazie, questo non è manco se hai rinunciato. Ma lo sai che è il deck dati? È fortissimo. Però lo devi saper giocare. Questo mi mette Saruyoshi al centro, capito? Maruz, mi sbagli tutto. Saruyoshi non va al centro. Guarda, ora ci gioco io col deck dati. Ci gioco io col deck dati. Non mi ricordo che c'ho. Aspetta, vado a controllare. È bassissimo come livello, eh? Veramente basso. Vado un attimo a controllare, giusto così. Che come sto messo? Ah, sacrifico, frecce, dati, protegge. A posto. È giusto un briefing mentale. Poi ci prendo la sveglia, però. Però ti faccio vedere come si usa Saruyoshi. Posso anche perdere. Ah, l'arena è stata aggiornata ieri. Quindi praticamente stiamo tutti a Diamante Grandmaster 1. Non so, forse gli accaniti già staranno al leggendario. Però, non lo so, ma vediamo chi ci capita. Ci è capitato un Bale Balu Second Sun. Questo molto probabilmente sarà un po' più forte. Vediamo un po'. Oh, sta a me. Iniziamo male perché non c'ho l'uno, però facciamo così. Saruyoshi subito. C'ha Church Command, quindi aspettiamoci che lui metta qualcosa di veramente ignorante. Sicuramente butterà sotto carte rosse pesantissime. C'era la Volpe. Preghiamo qualcuno che non abbia anche qualche carta Elite, perché sennò so cazzi. Regà, le carte Elite oggetto praticamente sei invincibile se ce l'hai. Soprattutto se contri uno che non le ha. Soprattutto che gioca con un deck che pure non è il suo, quindi è bellissimo. Ok, mi ha dovuto uccidere il mostro così per farmi un dispetto. Vabbè, me l'ha voluto togliere. Va bene, giusto. Vabbè, è giusto, giustissimo quello che lui ha fatto. Così si usa Saruyoshi. Con molto, molto intelletto. Ecco fatto. Ole! Ora lui però che è? La sfortuna nostra è che lui ha un deck
a un deck. Io ho tolto la volpe e Vlad, ragazzi, l'ho massacrato. Fermi. Adesso se mette mani in mezzo ai capelli starà bestemmia non si sa cosa. Adesso è avvelenato. Adesso mi va di stivali. Guarda, stivali al gatto. Sicuro, guarda. Classico da deck rosso. Però ci sta. Ok, ci sta. Ragazzi, ci sta. Allora, un secondo solo, devo pensare. Ok, facciamo così. Ha perso lui, perché ormai random è finita. Ma gli arriva così tanta scarica addosso che non può fare niente. Almeno che non blocca sto colpo. Niente, zero. Ha perso. Qualsiasi cosa faccia adesso, c'ha due mostri, io c'ho un esercito dentro. Un'altra cartellina interessante. Aia. Ci sta. Ma non può far tanto. Mi continuo a difendere fino all'ultimo. Gli è rimasto un mostro solo. Che cosa può avere? Aia. Non puoi più fare nulla. Un altro stivale? Tanto non ti cambia la vita. No. Niente stivale. Fa male, per carità, fa male, ma... bandierina per lui. Ai 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 ai. Allora, l'immenso culo che ho avuto, che Barbanera mi ha tolto, la volpe Vlad è stata infinita. Però fa parte del gioco, ragazzi. Però basta, non si ripeterà mai più, quindi cambiamo deck, ritorniamo su viola attacco, che poi mi è diventato, c'ho un viola veleno e un viola attacco, però questo è coi verdi così, poi c'ho il rosso, c'ho l'attacco fredde. Perché questa cosa? Non ve l'ho detta, perché stavo facendo il pass, ecco, questo non ve l'ho detto, cioè il pass di mezzo, che non me lo carica, sto al 67, aspetta che mo ci arriviamo, sembra che alcune cose non me l'abbia preso, no, ok. Sto al 67, mi mancano, quant'è, 10 livelli? No, di 13 livelli l'abbiamo finito. L'ho un po' trascurato, però diciamo che l'ho fatta le missioni, che non l'ho fatta, ecco, l'ho fatta. Sto alla settimana 6, mi mancano 10 vittorie in arena, però piano piano, sai, gioco 3 volte al giorno, quindi non è che... cioè, faccio 3 partite al giorno, no, 3 volte al giorno. 50 mostri in arena, 500 mostri in arena, niente, sto a leggere tutte cose... sacrifica 200 carte in arena, sempre le solite cose. E qua vinci i tornei, mi manca un solo torneo da vincere, quindi arrivare a 5 vittorie dentro un torneo. Quindi sono 200 punti, sono 2 livelli fissi, quindi faremo anche un torneo adesso. Ma così tanto culo tu, mai, mamma mia, davvero allucinante, gli ha torto 2 mostri. Però stavo notando che quello che rimuove carte in arena toglie sempre i mostri. Se lo faccio in battaglia normale toglie le carte un po' a caso, invece in arena toglie sempre mostri, sempre fisso, cosa bestiale. Allora, vinci 60 arene, vabbè, lo faremo. E poi settimana 9, che è quella adesso corrente, vabbè, ci avremo il login, partecipa alla gilda, lo faremo, che giorno è oggi? Giovedì, domani sera, domani pomeriggio, quindi questi sono tutti gli obiettivi che si faranno. Trigger Fear, 50 time in arena, questo lo faremo quando saremo arrivati al leggendario, che non so più, torna indietro, faremo un deck paura, dove dovremmo fare 50 volte paura, quindi pensa che malati, e perderemo assolutamente, però tanto lì non scali sotto la leggendaria, quindi stiamo a posto così. Qua che dice nuovamente? 6 vittorie in tournament. Ah, ok, la fanno interessante. Allora ci andiamo a fare un torneo al volo, cioè vediamo che punto sto dei tornei, perché non mi ricordo, lo faccio giornale. Sto a 6 vittorie e già che non mi ha dato obiettivo già non va bene, però vabbè, questo è il random. Vabbè, andiamo via, così, subito, partiamo, senza troppe cose. Allora, abbiamo un King Gamer. Attenzione, tutte e due col Magic Tutorial. Attenzione. Iniziamo, io c'ho un Magic Tutorial. Viola, blu. Il Vampire lo usavo tanto tempo fa. E vabbè, io direi di iniziare con lei. Male che vale, me lo uccide.
e pazienza, rinasce quell'altro. Porca! Interessante il draghetto. Vediamo che c'ha lui, però. Se c'ha il mio stesso deck, devo stare attento. Non ho capito se c'ho magia o altra roba. Lui c'ha Cenerentola, quindi è già spacciato a prescindere. Non l'avrei mai messa Cenerentola. Allora, magia. C'ha magia. Allora, intanto siamo, vediamo se mi entra un'altra carta. No, Cenerentola anch'io c'ho. Porca troia, Cenerentola anch'io. Fammi pensare. Se metto dadi o magia, mi faccio 3 3, 5, 8. Niente, non lo ammazzo. Sì, col, forse con questo sì, vediamo un po'. Se gli fa dadi. No, non glielo fa. Ho usato il sacrificio. Ho usato il sacrificio perché, perché male che va, lo tolgo, mi prendo 2 cristalli invece che 3. Però fa lo stesso. Allora lui adesso, se mi parte di magia pesante con lei, l'arcana, sbagliato, già sbagliato questo. Non si parte mai con la prima arcana, no? Perché se devi mettere prima l'altra magia dentro. Niente. Questo è un po' strano, eh? Non, non mi sa che forse non c'ha il mio stesso deck. Allora, io lo voglio proprio... lo voglio massacrare. Raga, massacrare. Lo so, mi prendo sto 5 di hit a spine, però... questa va eliminata sicuro. Mo non so se c'è un'altra arcana. Ah cazzo, gli vado in difesa, vabbè. Vabbè, tanto è morto con la magia. Ah. Bella mossa. Bella mossa. Vabbè, io penso che sia protetta, abbastanza protetta così. C'ha il mio stesso deck, quindi adesso ci avrà lei questo da mettere. Non c'ha il mio stesso deck, io non c'ho due di questi. No, non c'ha il mio stesso deck, ok. Non c'ha il mio stesso deck. Però c'ha il drago. Il drago che gli andremo a eliminare con nonchalance. Proprio con nonchalance, guarda così. Tu! Questa si chiama nonchalance. Perfetto. Bandierina. Grazie bandierina. Bandierina, please. Ci stai a far perdere tempo. Non sarentale. Bandierina, please. Meno male che lui è il king the gamer, quindi meno male che c'è lui. Dai, su! Allora, gli faccio un sorrisino. Prendo il giro. Starà tipo a smadonnare, no? Oh, ecco, il pinguino, datelo in faccia, il pinguino. Ma ah, guarda. Ma guarda, guarda, mi diverto, mi diverto. E vabbè. E vabbè. 7 vittorie, attenzione, possiamo arrivare a 8-9. Abbiamo finito, GG, è stata buona, è stata buona. Qua è pericolosissimo perché non sai che deck ti capita. E purtroppo devi essere pronto. Io non l'ho ancora usati tutti, però la maggior parte. Abbiamo ancora un Magic Tutorial. Lui ha intanto RU. Saluto, perché lo conosco. Attenzione, lui è bravino, eh.
Lui c'ha un deck rosso, inizio io, iniziamo già male. Eccolo che parte col gattino. Un po' mi preoccupa. Allora, secondo me 13 non me lo uccide, però bisogna vedere i sacrifici che fa. Voglio vedere i sacrifici che fa. Ok, parte lui 9. Ora sacrifica e mette un altro mostro. Io me lo ritiro dentro, te lo dico subito perché non è che glielo lascio. Oh, dai. Oh, guarda, per ammazzammelo! Per ammazzammelo, che merda! Vabbè, ci sta, ci sta. Allora, se il colpo va a segno, bene. Se il colpo non va a segno, lo mandiamo a segno per forza, però. Così ci prendiamo anche un cristallo in più. Ok. Speriamo che l'arcana non me la uccida. Speriamo. Mamma mia. La volpetta. E la... Cazzo, ha fatto strike questo, eh? Ai, ai, ai. Ci sta, ci sta, ci sta, purtroppo ci sta. Mi sta distruggendo. Allora, facciamo così. Vabbè, proviamo. Secondo me fa volo al 100% la volpe, guarda, eh. E lo sapevo io, lo sapevo che faceva volo al 100%, ma guarda, lo sapevo. Ecco fatto. Mi vuole fare abbastanza male lui, eh. Mi vuole fare abbastanza male. Mette un altro mostro. Mette un altro mostro così mi devasta pure Sendarella. Oh mio Dio, Garuda. Tanto per cambiare. Tanto per cambiare, no? Allora, Garuda lo dobbiamo sistemare così, ragazzi. Per forza. E non ci sta altrimenti. Non ci sta altrimenti. 3-3. Aia. Cinderella se n'è andata. Non mi è rimasto tantissimo a me, eh. Aiaiai. Dentro ho tutte carte magia, l'unica viola so questa, pure se la tolgo non mi cambia la vita una. A parte che sono morto perché mi c'ho controvolo, quindi. Bella giocata, questa l'abbiamo presa. E sono morto, eh sì. L'attacco decisivo è stato all'inizio, ma ha fregato, forse era meglio uscire Cinderella. Forse era meglio uscire Cinderella, porca madonna. Ah, rifamo. Grande Ru. Grande Ru. Ci sta, ci sta. Ci sta. Il deck rosso è un po' più forte, eh. Secondo me è uno dei più forti qui quando te esce. Te esce Garuda, te esce la gatta, la gatta volpe con stivale, devastante. Attenzione, deck giallo-viola. Ecco, lui mi mette subito la spina, quindi mi massacra proprio. Giallo-blu lui ha. Allora, potrei fare di questo. Lo so, mi gioco una paura, però almeno così vado tranquillo con i dati. Certo, se mi togli un po' di più... Oh.
Mo lui piazza magia, sicuro. O dadi, vediamo un po'. Secondo te c'ha Casper? Giallo-blu? No, Saru-Yoshi. Saru-Yoshi. Attenzione. Vabbè, è ancora innocuo Saru-Yoshi. Io ho bisogno di tanti, tanti cristalli con questo deck, ma proprio tanti. Allora, facciamo così. Allora, facciamo così. Sacrifica. Anzi, no. Sacrifica, sì. Buono questo. Allora, facciamo così. Tac. E ancora. Ok, vai. Perfetto. Buonissimo. Buono. Quando intendevo deck paura simile a questo, però non con questa carta perché non ce l'ho. Non ha sacrificato, l'ha messo. Bah, io l'avrei sacrificato. Ora ci metto un'altra spina. E poi gli buttiamo il cavaliere. No, Casper. Casper è pericoloso. Oh, zitto che mi sono salvato. Che mi sono salvato, adesso faccio un casino. Vai, difendo lui. Mo lo massacro con gli shuriken, che goduria. Che goduria. È andato. Non gli è rimasto tanto, eh. Ormai ha perso, c'ho 7 mostri. Oh, tenta però, eh. Ancora insiste. Ce lo teniamo per dopo perché c'ha paura. Mette che mette due mostri. Glielo zottiamo easy. Aia. Vabbè, sto protetto apposta. Dai, metti un altro mostro, così fai gironzolino. Ok, perfetto. Mi resiste per un turno, mi sa. Ha messo dadi. Ok, perfetto. È andato, è andato. Ora gli metto anche la manina. Penso che questo staro sia un botto. Sì, mi sa che sì. Lo fai girare come una trottola, rosichi una cifra. Mamma mia, mo ti passo, vai. Ai ai ai. Ora mi prendo un po' dei hit, però vabbè, pazienza. È rimasto con un solo mostro e zero carte, però se la gioca secondo me. Secondo me la mette, eh? No, si arrende. Peccato. L'avrei voluto schiacciare quel mostriciattolo. Allora, ultima partita. Perché dico ultima partita? Perché se ho vinto il torneo, se perdo, ho perso il torneo. Quindi speriamo in un deck buono. Speriamo in un deck buono. Speriamo. Speriamo, speriamo. Vediamo un po'. L'hai distrutto, l'ho massacrato. Allora, se abbiamo un Fock...
C'abbiamo Magic Tutorial, ma c'abbiamo il deck magia. Lucia, Deadly Charge, deck rosso. Coppia d'apertura sbagliatissima, perché praticamente lei non si può mettere al primo turno. Lui speriamo che mi difende. Speriamo, perché non vedo altra alternativa, raga. Ah no, alternativa c'è. Ah, l'alternativa c'è. Aspetta un po'. L'alternativa c'è, vediamo un po'. No, deck misto, rosso-verde. Ok, figlio di, figlio di. Allora, intanto facciamo rientrare lui. E poi gli uccidiamo il ranocchietto di merda. E stiamo 1-0 e porta a casa. Deck verde-rosso, quindi o c'ha Garuda... O c'ha la Fenice, raga. No, c'ha lei. Quindi ci potrebbe avere pure la Fenice. Quindi tre carte lì. Ma non ci credo che questo c'ha. Cioè, io c'ho il deck blu con il groviglio. E questo c'ha tutti i mostri che mettono perseveranza lì. Mannaggia. Calmi. Calmi. Siamo calmi. Sempre uno sopra. Sistemi. Le botte sistemo io. Sapevo! Lo sapevo! Tre carte elite c'ha! Io una sola! Comunque mi deve spiegare perché ha messo la fenice verde. Allora, raga, io vi voglio bene, ma io voglio vincere. Mi dispiace, ma... Adesso, attacco di magia, attacco, gli ammazzo due e è spacciato. Ti prego, fammi la bandierina che ci fai godere come un turco. Poi non capisco perché come i turchi, però fa lo stesso. O metto lo stivaletto? No, lascia. Però fa male lo stesso, lascia. Però ormai stiamo troppo sopra di numero. Troppo sopra, non può far più niente. Stiamo troppo sopra. Allora, facciamo così. Interessante. E vai, facciamo così. Tanto non ci arriva là dietro questo. Al terzo non lo metterà mai. Però io lo eliminiamo. L'elite l'ha finita. Ah, pure questa. Cioè, questa è una carta elite a priori. Allora, mo se prende due belli schiaffi e muore pure. Uno. E muore pure. Buonissimo. Raga, io non mi fido di quello che ci può avere lì dentro. C'ha altri due mostri. Questa è da ritirare assolutamente dentro, perché non posso rischiare. Sacrifico lui, non mi frega niente. Non mi frega niente. Vittoria! Ha rosicato. Ha rosicato. Dacci il torneo. Dacci il torneo. Olè. E portato a casa anche questa. GG, buono, 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 buono. Allora, andiamo a vedere. Oh, possiamo prendere tutti, ci andiamo a aprire i pacchetti. Ok, ci andiamo a aprire i pacchetti, vediamo un po'. Se sa mai, qui c'è una richiesta d'amicizia. Chi li è? Chi li è? Chi li è? Sistemi, quello di prima, ma sì, aggiungiamolo. Grazie caro che ci hai fatto vincere il torneo. Andiamo uno per uno, Alessio, clap, clap, clap. Uno per uno, Ale, o tutti insieme? Dimmi te. Intanto mi apro i bauli della vittoria. Che culo. Di
dimmi te, sto aspettando. Mi dici uno per uno, la prima uno per uno, sennò tutti insieme. Tutti insieme, ok, vai, tutti insieme. Aspetta, ne amo questi. Tutti insieme. Pacchetti. Vai. Bam. Meglio così, la botta te la prendi subito. Nada. Oh, una carta nuova, wow, che bella. Andiamo avanti. Niente. E vabbè. Advance pack, vediamo un po'. C'è anche un pacchetto lit, eh. Attenzione, c'è anche un pacchetto lit. Altri 4. Niente. 4 carte nuove. Ma non è che... Ma sarebbe da provare sta carta. Non ho mai provato Shield Spike, eh? Vorrei sapere come funziona. Vado pacchetto elite. Ma penso se trovo subito un elite. Così. La veleno viola che volevo. Magari. Fiasco totale. Fiasco totale. E niente. Abbiamo aperto anche i pacchetti. Abbiamo fatto tutto. Andiamo a vedere se il pass abbiamo sbloccato qualcosa. Sì. Abbiamo sbloccato qualcosa. Ci andiamo a prendere roba. Allora, non so cosa ho sbloccato, però 2 livelli abbiamo preso quasi. Manca poco, mancano esattamente 10 livelli alla fine, poi non ci preoccuperemo più del pass, e quindi mancano ancora 1, 2, 3, 4 settimane, quindi deduco che il pass l'ho finito, è inutile che continuo, anche perché certe missioni sono abbastanza semplici, basta loggare, io loggo ogni giorno, quindi diciamo che è fatta. Però questo del deck paura mi divertirò insomma a farlo, ma non so, oggi stamattina mi andava di portarlo e l'ho fatto, era tanto tempo che non lo facevo. Quindi che dire, niente, la collezione è questa, diciamo sono uscite altre carte elite oggetto, ma a noi niente, a noi ci farebbe comodo questa, ma anche questa è figa, sono tutte davvero interessanti, quando vengono usate sono devastanti, ma noi siamo sfigati, cioè nella sfiga, alla fine abbiamo 3, 6, 9... 10, 11 carte elite che non sono pochissime, però ne usiamo soltanto 1, 2, 3 e 4 Saru Yoshi. Non so se questa è potenziata, no, io ho passato tutto a Saru Yoshi che l'ho portato all'8 una settimana fa e il resto ce l'ho tutte potenziate. Vorrei far Casper e Saru Yoshi insieme, qui però è da potenziare, non vediamo, cioè, sto a pensare se fa Casper e Saru Yoshi perché c'ho Barba Nera e Saru Yoshi, capito? Se no devo togliere Barba Nera e mette lui. Però, visto Barba Nera prima ha fatto un corpo bestiale. E quindi niente, per Card Monster è tutto e basta. Stacco la registrazione.